Bentornati anche per questo mese di ottobre alle recensioni monografiche di Frusciante. Questa monografia sarà dedicata a Danny Boyle, regista che tra un po' sfornerà Trainspotting 2, e quindi, visto che è il momento, sarà anche il momento di parlarne un po', di storicizzarlo un attimo. Danny Boyle è un regista inglese, in realtà non di nascita, mi pare che i genitori siano venuti giù dall'Irlanda comunque da un pezzo della Gran Bretagna che non fosse l'Inghilterra, ed è stato subito affascinato da quello che dice lui, dal cinema, sin da ragazzino. Ha voluto fare la scuola, è uscito dalla scuola, ha iniziato a fare documentari, cortometraggi, poi ha iniziato a lavorare per la BBC 2, diciamo così si chiama così la parte, la sezione più giovane, diciamo, della BBC, per il quale ha fatto dei documentari, delle cose interessanti, e poi chiaramente la BBC con altri produttore indipendente nel 1993 decide di dargli i soldi per fare il suo primo film, che poi uscirà nel 1994 e che si chiamerà Piccoli Micidi Tra Amici. Questo film incredibilmente verrà distribuito anche da noi, probabilmente per il grosso successo che ha in patria, perché in patria scoppia praticamente una specie già di Danny Boyle mania, che viene definito dai nuovi critici, dalla London News Critic e da tutti, insomma, e diciamo così, i critici anglosassoni, come la nuova scoperta, la nuova stella del cinema inglese. E in effetti, a livello di, diciamo così, di originalità e di modo di mettere in scena una storia, diciamo che anche se pur il primo film Piccoli Micidi Tra Amici, da cui andremo a parlare, è ancora un po' acerbo, però dava subito l'idea di un regista che aveva capacità e più che altro uno stile in mano personale abbastanza unico. Nel 1994 appunto esce questo Piccoli Micidi Tra Amici, che è una trama normale, interessante, perché unisce commedia nera, thriller, dramma anche a livello tra amici, insomma, una cosa interessante. È la storia di questi tre amici, una ragazza e due ragazzi, tra cui un esordiente Ewan McGregor, che poi da qui in poi diventerà il suo attore feticcio e famosissimo in tutto il mondo, perché poi gli altri due in Inghilterra continueranno a lavorare, ma saranno sempre un po' più sconosciuti. McGregor invece verrà lanciatissimo a questo Piccolo Micidi Tra Amici. Ma ci sono questi tre amici che stanno cercando un quarto coinquilino per vivere con loro a Edimburgo, nella casa che hanno, perché gli servono dei soldi. Dopo varie ricerche trovano un tizio che paga direttamente in contanti, non parla praticamente mai e che si fa sempre i cazzi suoi. Il problema è che un giorno lo trovano praticamente morto di overdose e trovano oltretutto una fracca di soldi nascosta sotto il letto. Allora loro decidono di nascondere i soldi, di aspettare e di vedere cosa succede. Il problema è che in realtà questo era un criminale, altri criminali lo vengono a cercare. Allora loro sono costretti praticamente a fare un purpurri di gente fatta a pezzi, perché già avevano fatto a pezzi il primo, fanno a pezzi anche quelli che lo vengono a cercare, e poi iniziano a farsi a pezzi sia fisicamente che mentalmente fra di loro per recuperare questi soldi e tenerseli ognuno per sé, e il disfacimento, diciamo, dell'amicizia. Questa è più o meno la trama del film. Ora va subito messo in chiaro come gira poi Boyle. Boyle parte subito all'inizio con uno stile modernissimo, che deve sì qualcosa probabilmente a Tarantino ed anche al nuovo modo postmoderno di girare dei primi anni 90. Però a differenza dei registi anni 90, che sono molto tamarri e molto poco, diciamo così, avvezzi a una regia anche fine in un certo senso, in realtà Boyle, nonostante si faccia prendere anche lui da velocizzazioni, da macchine a presa che girano, vorticano un po', perché poi era il periodo, in questo film riesce a stare quadratissimo nei momenti in cui serve il noir, la commedia nera pure. Allora, va detto che la cosa più interessante è proprio la struttura del film, perché i primi 25 minuti e mezz'ora erano proprio una commedia inglese, sembra di trovarsi proprio di fronte a una commedia un po' la Ken Loach più leggero, quindi lo stile di regia si adegua, è molto ritmato, il film è ben recitato benissimo, è scritto tra l'altro tratto da un romanzo del solito che l'ha scritto, che non mi ricordo, poi dopo si dirà al limite, comunque quello che poi lo aiuterà a scrivere anche l'adattamento del prossimo film, cioè Trainspotting, che lo renderà famoso, dal romanzo di Wim Wesh. Comunque, questo Piccolo Micidi Tra Amici mette subito in chiaro che Boyle non è un regista come tutti quegli altri, cioè un regista che sa fare il suo mestiere bene e che ha già in alcune riprese, movimenti di macchina, alcune carrellate, già uno stile abbastanza definito, cioè uno stile che sì, viene, come ho detto, dal postmoderno e anche da un certo tipo di cinema free inglese, ma che però al suo interno ha già delle cose che per esempio uno come Guy Ritchie gli ruberà a piene mani su alcune velocizzazioni, alcuni movimenti
movimenti intorno ai personaggi, alcuni cambiamenti dell'asse voluti. Insomma, un film veramente interessante. Poi, come ho detto, la prima parte è un, diciamo, una commedia nera. La parte centrale, il secondo atto, è in realtà un vero e proprio thriller, nel senso che loro devono cercare di fare in modo questi soldi di tenerseli e di non farsi ammazzare da quelli che vanno a cercare il, diciamo così, il morto di roba, ecco. E poi cosa succede? Invece l'ultima parte incomincia a essere la lotta fra di loro, che piano piano impazziscono, chi per un motivo, tipo quello lungo perché ha dovuto fare a pezzi e c'è sempre andato di fuori, chi per un altro, cominciano tutti a bramare solo e soltanto i soldi. E quindi questa grande amicizia di ventennale di questi tre amici, due ragazzi e una ragazza, sembra crollare sotto i colpi del dio denaro. E non voglio parlarne di più a livello di trama, perché comunque è un film che vive sì dei colpi di scena, ma più che altro vive di una bella sceneggiatura e di una regia che, come ho detto, ha molto ritmo. Un film che, nonostante sia un noir alla fine, una commedia nera, riesce a non annoiare nemmeno per un minuto, e riesce subito a far intuire sia la bravura di Ewan McGregor come attore in quella parte, sia del fatto che comunque il film sia messo in scena molto bene. Quindi tutte, diciamo così, le speranze della critica londinese e della critica anglosassone in effetti erano abbastanza ben riposte, perché il film funziona alla grande, ed è il primo film che mette subito in luce il talento di Danny Boyle. Da qui in poi sarà un successo dietro l'altro e un flop dietro l'altro, comunque ne parleremo un po' alla volta. Piccoli amici dietro amici, è questo, c'è poco da parlarne di più, anche perché è un film visto un pochino meno di Danny Boyle, quindi se ve lo scoprite un po' da solo, male non vi fa. Allora, il successo comunque di critica e pubblico, specialmente in Gran Bretagna, di Piccoli amici dietro amici, porterà Danny Boyle a dirigere un film che nessuno probabilmente avrebbe pensato avesse avuto il successo che avrà, e nessuno magari pensava che diventasse il cult che poi è diventato. Il film è Trainspotting. È tratto, come dicevo prima, da un romanzo di Irvine Welsh, ed è messo in scena da Danny Boyle con una bella mano, una bella originalità. La trama è questa: Mark e i suoi tre amici schizzoidi, ovvero Sick Boy, Tommy e Bagby, mi pare si chiamasse il resto, il terzo, decide di fare la sua bella vita da tossicodipendente, ma con contentezza, senza voler, proprio perché non vuole avere niente a che fare con la società, diciamo così, borghese, inglese, medio borghese, e decide di fare la sua vita fatta di furtarelli, droga, eroina e tutto il resto, insieme, appunto, come dicevo, ai suoi, diciamo così, amici o compari, tra cui Sick Boy, che era l'ossigenato, no? Quello con i capelli ritti, puoi fare anche Aikens e roba del genere, Bagby, che è il picchiatore, che sta lontano dalla roba, è narcolizzato, che poi è un grandissimo attore che aveva già lavorato con Ken Loach e che continuerà a lavorare anche con Danny Boyle, specialmente nella produzione in 28 settimane dopo. E poi c'è il suo altro amico, che poi è Sick Boy, che è fuori di testa, l'occhialone, che è l'unico che però in realtà del quale si può fidare, che può chiamare amico nonostante sia pazzo. Trainspotting, tra l'altro, basterebbe la scena in cui lui si butta nel cesso per recuperare le pasticche d'oppio, per renderlo qualcosa di unico e irripetibile. Ecco, va detto questo, ci sono delle varie, diciamo così, letture del film. C'è una parte di critica che lo ha detestato completamente, dicendo che è una esaltazione della droga e tutto il resto, e un'altra parte di critica invece che lo ha esaltato, definendolo uno dei capolavori degli anni 90. Io sono un po' nel mezzo, nel senso, secondo me è un film bellissimo, perché è un film veramente interessante per come descrive senza filtri, tra l'altro, la realtà della tossicodipendenza, cioè, quindi momenti di euforia, sballo puro, divertimento puro, con momenti di depressione terrificanti, con momenti anche di imbarazzo. Basta pensare alla scena in cui mi pare qualcuno, non mi ricordo, sì, che poi qualcuno si caga addosso e rimane lì con questo lenzuolo pieno di merda dopo che è stato con la FIA in una casa borghesuccia inglese. E quindi è un film in realtà che vuol parlare dei giovani, anche per far capire a chi non è più giovane che questi ventenni, come Mark, il nostro protagonista, vivono comunque in una bolla dalla quale prima o poi usciranno, ma che resta una bolla, e quindi sono costretti, anche per sopravvivere in una società come era quella poi dei primi metà anni 90, così stilizzata, così anche banale e stupida, trovano nella droga, diciamo, ecco, nello sballo qualcosa di completamente diverso e completamente unico. Nonostante questo, poi in realtà il film non è una vera
un'esaltazione della droga, tutt'altro, perché anzi loro sono praticamente dei falliti. Cioè, il problema è che molte persone, qui va detto del pubblico, il pubblico è molto ignorante, quindi si ricorda lui che picchia, quella è bua, e non dà profondità in realtà alla scelta sia dello scrittore di Welsh che a quella di Danny Boyle di averlo messo in scena in maniera così, alla fine, ironica, volutamente, anche qui da commedia nera, perché anche qui il film è inutile far ridere, è un film allucinante, è un film però che anche terrorizza, la scena del bambino a testa in su, insomma, sul tetto, quando lui lo sogna, è terribile. In realtà ti fa anche capire come la tossicodipendenza sia una delle cose peggiori al mondo, però non il regista e lo sceneggiatore probabilmente non credono che sia poi così peggiore di questa falsità borghese in cui dietro la facciata di essere tutti amo di non nasconde in realtà più magagne di quanto non possa nascondere un tossicodipendente. Poi tra l'altro il finale con lui che si libera, diciamo così, a livello non tanto lui mentale ma proprio perché diceva mi sono rotto proprio il cazzo, in realtà fantastico proprio per la sua schiettezza sulla scelta. Non è un buono, smetto di buà perché mi fa male, smetto di buà perché ho voglia della televisione, voglia di tutto quello di cui non aveva voglia all'inizio. Il discorso iniziale infatti è fantastico. Quindi Trainspotting che cos'è in realtà? In realtà è proprio un cult generazionale, come quasi tutti i film in cui si parla di droga. È un film girato come al solito da Boyle, dimostra di avere ancora più mano che nei Piccoli Omicidi tra Amici, diventa veramente, diciamo così, un regista capace di gestire tutto a questo punto, il dramma, il surreale, il grottesco, come detto la scena che va dentro il cesso è allucinante, e riesce a gestire perfettamente la commedia ormai, il thriller, ancor più di Piccoli Omicidi tra Amici che forse era un po' più semplice come struttura, qui è gestire tutti questi personaggi e cercare di non farli e diventare qualcosa di insopportabile è stato secondo me veramente difficile, anche perché in realtà tranne il picchiatore, che poi mi ricorderò il nome, Robert Carlyle, che diventerà famosissimo ben per lui perché comunque è un attore geniale, tranne il picchiatore del quale non puoi provare alcuna simpatia perché è proprio una merda, cioè proprio una merda, gli altri e sono comunque ragazzi che, come ho detto, sembrano quasi quelli della porta accanto, cioè ne abbiamo visti a decine, a centinaia anche qui in Italia, non siamo in Inghilterra. E il racconto che ne fa appunto Boyle è quello degli scapestrati, della gente fuori di testa, un po' stronzi, specialmente l'ossigenato per raggiungere il proprio scopo, ma in realtà stronzi non meno di quanto non siano tutti gli altri borghesi o sottoproletari o proletari o comunque ricconi che vogliono raggiungere il proprio scopo e non guardano in faccia nessuno. Quindi questo Trainspotting per me è veramente un film bellissimo, non è un capolavoro ma è veramente un cult, uno dei film che ho visto tantissime volte da ragazzo e che qui in negozio continua a uscire come fosse uscito ieri, perché si sa, la potta e la droga tirano più di ogni cosa, potta, droga e galera sono i film che più o meno vengono richiesti di più. Quindi che dire, questo Trainspotting chiudo, ne hanno parlato tutti, ne ho parlato un po' anch'io, è veramente un cult, è veramente un film bomba e dà l'idea che Danny Boyle di qui in poi potesse fare chissà che cosa, invece cadrà secondo me in un paio di cazzate incredibili del quale ora andrò a parlare. Allora, dopo il successone di Piccoli Omicidi tra Amici e Trainspotting in special modo, Boyle viene chiamato per girare una commedia fantastica in America. Si porta dietro il suo trio, lo sceneggiatore, si porta dietro Evan McGregor e gli appioppano una giovane ma appena uscita da The Mask e bellissima Cameron Diaz, ed esce questo Una vita esagerata. Allora, la storia è questa: Robert è un custode di una grande azienda, è un classico perdente fallito che sta scrivendo il suo romanzo. Cameron Diaz, che è la figlia del capo praticamente, e che l'unica cosa più difficile che ha avuto nella sua vita è che si vede nel film e farsi rifiutare una carta di credito, cioè ha tutto, ha avuto sempre tutto. Cosa decide di fare? Robert decide di praticamente rapire Neville, e da qui però parte una cosa un po' più assurda, nel senso che due angeli, mi ricordo Terry e un altro, sono ordinati da un ente superiore di metterli insieme, di fare innamorare sia Cameron Diaz con Evan McGregor, i due personaggi. Questa è più o meno la trama è semplicissima, due angeli devono far innamorare il rapitore e la rapita, che poi in realtà sono tutti e due anime perse, in un certo senso, seppur una poverissima e tristissima e l'altra in realtà ricchissima e sempre allegra, anche se poi scopriamo alla fine che non è così. Allora, Una vita esagerata non è un film brutto, i film brutti nel senso vero del termine sono altri, però è un film veramente fallito.
E il primo passo falso di Danny Boyle, che è arrivato subito in America, si fa prendere dalla sua mano della regia e la regia diventa troppo cinetica, diventa troppo poco al servizio della storia e la tecnica va sopra alla sostanza, la forma a quel punto si sbolla e va detto che McGregor e la Diaz hanno anche una discreta alchimia, ma il film si capisce sin dai primi minuti come andrà a finire, non ha colpi di scena ed ha anche un problema proprio nella sceneggiatura che è fallace. Poco divertente, questi due angeli stanno anche un po' sulle palle, non arriva mai al sodo. Ecco, un film del genere doveva arrivare al sodo molto prima, doveva cercare di costruire qualcosa che fosse un po' di più della solita storiella d'amore che finirà a tralucci e vino, cioè non è possibile. Ed è un peccato che Boyle abbia sprecato il talento così, perché ripeto, non è che sia un film di merda, non è di quei film e fai, ma che cazzo guardo? Film alla fine lo porti a casa, lo guardi, però visto che veniva fuori da Piccole Micidie, Tramite e Trainspotting, questo passaggio in America, tra l'altro portandosi dietro il suo staff, invece è un flop completo, tra l'altro è un flop enorme anche a botteghini, quindi fa la botta anche in quel senso, non riesce a portare a casa niente, né diciamo così il risultato né la bellezza, perché il film è proprio sciatto, sciatto nel senso che sembra quasi che Boyle abbia deciso via, giro benissimo, ormai ho capito come si fa, monto alla grande, facciamo tutte queste riprese, girano in tondo, sopra, sotto, tutto patinato e il film ne risente in una maniera incredibile, perché di quella follia anarchica, di quella voglia anglosassone e anche di ironia folle si è perso quasi tutto e questa è una vita esagerata, quindi ne parlo proprio poco, è questo. È una commedia fantastica, fallita, che chiaramente è molto più carina di alcune cose che ci propinano, ma che resta un esperimento che fortunatamente Boyle non ripeterà più in questo senso. Cioè, una commedia fantastica che probabilmente non stava assolutamente nelle sue corde. Quindi, che dire, una vita esagerata è il primo passo falso di un regista che ne farà anche un altro paio, ma che comunque dimostrerà anche col tempo di poter trattenere i suoi istinti di tecnica a tutti i costi e di cercare anche di quadrare di più le sue pellicole. Questa è probabilmente con quella successiva la pellicola più scombinata che abbia mai girato. Dopo l'insuccesso di Una vita esagerata, Ewan McGregor propone a Boyle di riprendersi girando un libro che secondo lui era bellissimo, questo The Beach. Boyle è tutto contento, con Ewan McGregor mette sulla produzione, ma la produzione gli dà subito una pedata nel culo a Ewan McGregor e ci schiocca Leonardo DiCaprio uscito fresco fresco dal Titanic. Quindi già il film nasce male perché si sa di screzi grossi fra Boyle e DiCaprio perché lui voleva, ci voleva Ewan McGregor. E quindi già il film nasce male. Ma il film di cosa parla? Parla di questo Richard, che è il classico ragazzo bene americano, che decide di andare in Thailandia. A Bangkok conosce due fighe, una di cui una buonissima, che gli dicono: guarda, c'è un isolotto dove c'è erba a pala, ci si sta di lusso, ti rompe il cazzo nessuno, è l'Eden in terra. Allora lui decide di praticamente ricercare questa terra, la trova e va a rifinire a vivere in questa, diciamo, specie di comunità hippie, mettiamola così, in mezzo a questa isolotta, dove però ci sono degli coltivatori di marijuana che sono più cattivi della famiglia della collina degli occhi. Questa è più o meno la trama, che poi si incazzeranno come bestie verso di loro. Questo è più o meno quello che succederà. Allora, se Una vita esagerata era un film fallito, questo è un film veramente di merda. Cioè, se prima non mi sentivo di dire che è un film brutto, questo è proprio un film bruttissimo. Allora, è recitato in trance, cioè c'è DiCaprio che sembra proprio, probabilmente gli hanno pagato tanta lì la droga per stare lì veramente a Bangkok, che non lo so. Gli altri attori, mi sembra ci sia anche Tilda Swinton che non sembra nemmeno lei, boh, ci sono gli altri attori, me li confondo. E poi la trama è veramente brutta, cioè sembra di vedere, a livello visivo, il povero Boyle ormai si è fatto pagare probabilmente, c'è cioè, più product placement in questo film B. C'è un'impressione che arriva nel viso una marca di qualcosa. Poi c'è la scena quella girata come fosse un videogioco, non so se te la ricordi, che roba da seggiolate nel muso con l'omino e scappa, che è roba terribile. E Boyle si fa proprio prendere la mano dalla patinatura, da tutto. Sembra uno spot veramente di un isolotto, di un villaggio vacanze, dove venite lì che c'è anche l'avventura con un po' Laguna Blu, però con quelle omitra e l'erba. Ora,
Il film è veramente mal costruito, mal diretto e mal scritto, un film fallito su tutti i punti di vista, eppure continua a essere un cult per questi viaggiatori zaino in spalla in realtà, quando in realtà è proprio l'opposto, cioè un film talmente piatto, banale, stupido, del quale nessuno sentiva assolutamente il bisogno, che lascia a bocca aperta che sia Boyle a girarlo, perché è girato senza un minimo di decenza per il gusto. È tutto sballato, montaggio, fotografia, è tutto all'eccesso. E il film, anche nel finale orripilante, non riesce mai a dare una chiusa a qualcosa di interessante. Il discorso sulla droga, il discorso sulla solitudine, il discorso sulla ricerca dell'Eden, nulla è portato avanti con grazia. È tutto portato avanti come se ci fosse un trattore di 150 milioni di chili che porta pesantemente qualcosa che è piccolo così, che non serve a un cazzo. Cioè, quindi una cosa gigantesca perché... per trascinare un ramoscello, ecco, questo è questo film qui, un niente, un insieme di soldi, cast, location, tra l'altro la 20th Century Fox ha distrutto mezzo posto lì, perché per far risultare più bella l'isola ha tagliato alberi, ha distrutto, per far passare loro nell'acqua, ha distrutto i coralli, hanno fatto un casino per fare questo film, e poi per tirare fuori quella merda di The Beach, perché di questo stiamo parlando. The Beach è veramente una merda e non ho altre parole per descriverlo. Statene alla larga il più possibile, oppure se volete vedere come un regista può fare il suo film più brutto e come è quasi irriconoscibile, guardatevi questo The Beach, dove niente funziona, niente, niente vuol dire veramente niente, uno dei film che mi sta più sul cazzo della storia del cinema. Allora, dopo il successo però a un certo punto del 2000 di The Beach, però l'insuccesso di critica è enorme, va detto che il film viene quasi massacrato da tutti e Boyle viene considerato ormai un, diciamo così, un regista da evitare. Allora cosa succede? Succede che le cose migliori succedono quando poi uno probabilmente naviga nella merda e nel fango, perché gli viene offerto da Garland di girare, il suo sceneggiatore, un film che si chiamerà 28 giorni dopo. Ed è la storia di un gruppo di animalisti che libera delle scimmie, praticamente da esperimento, e queste scimmie stavano... avevano al suo interno una specie di rabbia che si trasmetteva con i morsi, e dopo appunto la liberazione di queste scimmie tutta l'Inghilterra viene invasa da una specie di malattia, di virus infettivo, in cui tutti gli uomini diventano rabbiosi e si ammazzano fra di loro. Noi assistiamo in realtà 28 giorni dopo l'infezione, appunto si chiama così, quando un nostro protagonista si risveglia all'ospedale da solo e si rende conto che la città praticamente è semideserta, e si unirà poi con altri 3-4 personaggi che dovranno cercare di sopravvivere in questo inferno, chiamiamolo così, che è diventato ormai l'Inghilterra, dove diciamo gli infetti, non zombie, non li chiamiamo zombie, ma gli infetti divorano tutto quello che cambia. Allora, 28 giorni dopo. 28 giorni dopo è finalmente un film bomba. Torna, secondo me, anche migliore di Trainspotting e migliore di Piccoli Micidi tra Amici. È un film veramente di livelli riuscitissimi. Prima di tutto perché la scena iniziale, quella da prodo, diciamo, quando vanno a prendere le scimmie, già ti mette in una condizione in cui fai tutto girato abbastanza frenetico, ma molto quadrato. E già è interessante come Boyle attacchi... Prima di tutto sì, chi fa sperimentazione animale, perché sono i primi a inoculare, diciamo così, la malattia all'interno delle scimmie, ma in realtà attacchi anche gli stolti animalisti che non si informano di cosa cazzo vanno a liberare, cioè informati 2 minuti prima, perché c'è questa cosa che vanno, aprono via via liberi le scimmie, e poi in realtà sono quelli che faranno morire mezzo mondo praticamente. Poi ci trasportiamo appunto 28 giorni dopo in una delle scene più belle degli anni 2000, una delle scene più belle degli ultimi 20 anni, cioè quando il nostro protagonista, un Gillian Murphy, è praticamente esordiente, che si risveglia nudo col vestito dall'ospedale, in questo ospedale completamente deserto, che praticamente va a giro per la Londra, Londra completamente vuota, che legge con una musica fantastica, mi pare The Godspeed Black Emperor, che piano piano sale sempre di più di intensità, con la scoperta praticamente mentale, visiva e fisica di lui, di essere quasi l'ultimo uomo sulla terra, perché incomincia a vedere morte, distruzione da tutte le parti, su volantini, giornali e tutto il resto, e si rende conto che praticamente c'è stato questo virus che ha distrutto tutto. Nel momento in cui sale al massimo il pathos qui, dopo che lui tra l'altro è stato dentro una chiesa, e c'è una scena che ha fatto storcere il naso a tutti i cattolici, perché si vede questo prete arrivare, che poi il classico invece infetto che lo vuole far fuori, lui vede questa scena incredibile, cosa succede? Crede di
essere rimasto solo, invece a un certo punto si ritrova con una ragazza e un altro ragazzo che, vestiti da militari, praticamente sono alcuni dei sopravvissuti a questa epidemia, che praticamente non ha colpito tutti, nel senso che ci sono i classici, diciamo così, che non vengono contaminati. Il film poi è interessante perché dopo questa prima parte più lenta, più riflessiva, incomincia appunto la seconda parte, quella del viaggio, diciamo così. La prima parte è quella del risveglio, dove noi scopriamo cosa è successo e tutto il resto. La seconda parte invece è quella del viaggio, perché noi troviamo praticamente il nostro protagonista, Cillian Murphy, con questa ragazza di colore che riesce a trovare su un palazzo altri sopravvissuti, tra cui appunto un padre e una figlia, con i quali decidono basta di partire dalla città perché non c'è più un cazzo, diventa pericolosissimo perché appena niente, e decidono di fare questo viaggio verso questa diciamo così base militare, che è il classico richiamo d'aiuto. E qui siamo un po' di fronte anche a quelle serie TV anni 70 tipo Sopravvissuti, non a caso inglese, e ci troviamo di fronte anche a molte citazioni romeriane che arriveranno però più nella terza parte, dove appunto loro arriveranno a incontrare militari che saranno chiaramente la feccia dell'umanità, come è giusto che siano descritti in tale situazione. Il film quindi proseguirà appunto fino alla bellissima intuizione di Boyle di unire la rabbia umana vera alla rabbia della malattia. Nella parte, diciamo così, qui faccio un piccolo spoiler per chi non l'ha visto, finale, in cui il nostro Cillian Murphy torna per salvare la sua donna e la ragazzina, in realtà fa fuori questi soldati come se fosse un rabbioso, morsi, gli strappa il collo. E quindi è un film in quel senso molto interessante, perché lui gli arriva nel viso a lei, gli fa ma stai te bene, e lui dice no, so io, perché comunque sembrava uno di quei pazzi rabbiosi, un po' come a far intuire che quel tipo di rabbia ce l'abbiamo tutti dentro e che quel siero è solo riuscito a portare avanti la parte peggiore che noi abbiamo. Terribile per esempio la scena in cui la parte del padre, perché se poi Brendan Gleeson, quello di Calvario, un attore fantastico, che gli casca una goccia di sangue nell'occhio, inizia a tramutarsi, perché poi la cosa interessante è che lì come viene infettato, un minuto e mezzo, e sei il gatto. Siamo proprio un film completo, pieno, politico, sociale, intelligente, l'opposto di una merda come World War Z. Ecco, se vi è garbato World War Z, non guardate 28 giorni dopo, che è proprio l'opposto. Un film di infetti fatto benissimo, sembra un film anni 70, al suo interno ha anche citazioni dal Giorno dei Trifidi, quando lui cammina nella città deserta. È un film che al suo interno appunto ha citazioni dal Giorno degli Zombie di Romero, ha citazioni di ogni tipo, anche Non si deve profanare il sonno dei morti di George Grau. Quindi è un film che personalmente reputo un vero cult, questo sì, veramente girato benissimo, ed è uno dei maggiori horror, diciamo così, degli anni 2000, che ha al suo interno una delle scene più belle della storia del cinema moderno. E quindi che dire di più? 28 giorni dopo è uno dei film che vi consiglio più col cuore, del grande Danny Boyle, ed è appunto uno dei film riusciti meglio, anche perché probabilmente Boyle, con i budget un po' ridotti, riesce a tirar fuori un po' più di esperienza e di arte di arrangiarsi, e quindi mette secondo piano, forse un'altra volta, la sua voglia di mostrare i suoi tecnicismi per raccontare qualcosa di sostanzioso, e questa volta lo fa, la tecnica è perfettamente al servizio della sostanza. Quindi il film funziona alla stragrande, anche chi ha detto il finale è troppo buono, troppo cattivo, troppo non si capisce, il finale è quello che doveva essere, non ve lo sto a dire, per me va benissimo, ed è un film che ho visto milioni di volte e che continuo a vedere ogni volta divertendomi parecchio. Consiglio anche 28 settimane dopo di Fernandino, mi pare, dello Spagnolo, che comunque è un buon proseguimento, ma questo 28 giorni dopo è veramente uno dei migliori horror che si siano visti negli anni 2000. Dopo il successo di critica e di pubblico comunque di 28 giorni dopo, Boyle comunque decide di girare, e siamo nel 2004, e decide di girare una storia piccola, tratta da un piccolo romanzo, e questo film si intitola Millions. La storia è molto 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 semplice in realtà, perché troviamo questi ragazzini che giocano con la loro tenda vicino a un pezzo di rotaia dove passano dei treni, insomma, a una ferrovia. Un giorno, mentre sono lì che giocano, questi due bambini di 8 e 10 anni, gli arriva addosso un borsone. Lo aprono e è pieno di soldi. E loro pensano che sia stata la Madonna, siano stati chissà chi a dargli tutti quei soldi, no? Non pensano minimamente che ci sia qualcuno che in realtà sul treno ha dovuto, un delinquente, volare i soldi con la borsa fuori dal treno per non essere beccato.
Quindi la trama poi è tutta questa, sono questi due ragazzini che cercano di nascondere i soldi, che non ne parlano con nessuno e che poi in realtà diventerà un noir perché verranno cercati e inseguiti da quelli che vorranno poi recuperare i soldi. Quindi una specie di piccoli omicidi tra amici proprio con bambini piccoli. Questo è un film che ha budget molto basso, un film con attori quasi del tutto sconosciuti, se non le solite facce inglesi, ed è molto però interessante sia come è girato, sia come racconta la storia comunque e la bellezza di due bambini di così piccoli, 8 e 10 anni, che non riescono a capire né completamente la criminalità né completamente ciò che hanno tra le mani. Perché la scena più bella di tutte è quando il bambino incomincia drogatissimo, perché per via della marijuana, poi vedrete, insomma, il bambino incomincia a vedere, a parlare coi santi, a vedere i santi, e quando vede la Madonna che fuma i joint dentro la tenda, proprio un film completamente folle, che mette però in primo piano la bellezza del bambino, cioè quanto in realtà nella sua semplicità, nel suo non capire, riesce però a prendere al volo le cose e non ci mette come noi adulti magari 3 anni per capire una stronzata e che la capisce in 20 secondi. Ed è un film veramente altezza bambino, nel senso che le riprese sono quasi tutte basse. È un film dove il digitale a questo punto, dove la semplicità delle riprese, anche quadri molto fissi per essere Boyle, che solitamente è più estroso, rendono il tutto quasi come fosse un classico film inglese degli anni 60-70. Qui siamo molto vicini a Ken Loach, se non fosse proprio per un'ironia a volte sparata a palla di fuoco e che poco ha a che vedere con il cinema comunque freddo, nel senso di non di emozioni, ma freddo nel senso di quanta voglia ha di raccontare il sociale. Loach molto più di Boyle in realtà, però Boyle lo fa anche in questo film, raccontando comunque questi proletari come gente interessante che suda e questi ladri comunque come gente che sta quasi facendo il suo lavoro, ecco. E nel mezzo ci si trovano questi due piccoli ragazzini, di cui uno appunto è il protagonista di 10 anni, è quello che porterà avanti la storia e porterà avanti questa borsa con i soldi fino alla fine del film. Film del quale non voglio parlare molto perché qui non l'ha visto praticamente nessuno, è un film sconosciuto, copertina fantastica, un film che merita di essere visto molte volte, secondo me è uno dei migliori film di Danny Boyle, proprio perché riesce a mescolare forma e sostanza finalmente con una grande forza, così come aveva fatto già con 28 giorni dopo e così come farà con il film successivo che sarà ottimo pure quello. Quindi questo è un grande periodo secondo me, dopo le due mazzate che ha preso con The Beach e Una vita esagerata, si è ripreso alla grande con 28 giorni dopo e soprattutto anche con questa commedia misconosciuta ma sicuramente da vedere e rivedere, che è Millions, da non confondere con Millionaire, del quale andremo a parlare dopo. Questo Millions è una commedia piccola, è qualcosa di asciutto e fa capire ancora una volta appunto come Danny Boyle sia forse più a suo agio con budget ridotti più che con budget stratosferici. Ok, dopo Millions, come dicevo, storia assurda di questi ragazzini, che poi mi sono dimenticato, in realtà poi una cosa interessante è che era anche fatta sul passaggio dell'euro, quindi questi ragazzini, essendo state tirati dei soldi che poi entro 12 giorni diventavano euro, li dovevano consumare subito, quindi anche questo era il problema. Poi in realtà è un problema che non è avvenuto, visto che la sterlina non è diventata euro, però vabbè. Passano ben 3 anni perché il progetto è abbastanza lungo. Lo sceneggiatore, che poi diventerà regista di Ex Machina, propone un film di fantascienza, stavolta dopo l'horror, a Danny Boyle. E questo film si concretizzerà con l'uscita nelle sale nel 2007, che avrà appunto Cillian Murphy un'altra volta come protagonista e che si chiama Sunshine. Va subito detto che Sunshine è uno dei film di fantascienza più belli, anche questo degli ultimi 15-20 anni, un film molto interessante. Siamo nel 2057, il Sole si sta spengendo, perché all'interno del Sole c'è una specie di entità che non capiamo che cos'è, che lo sta facendo spengere. Viene mandata quindi una missione suicida, una missione finale, per cercare di sparare una bomba nucleare all'interno del Sole e cercare di distruggere questa cosa che c'è all'interno e far riattivare, diciamo così, quindi il Sole che dovrebbe iniziare a scaldare la Terra. Questa chiaramente è la seconda missione, la missione prima, mandata prima di questa, invece è andata a puttane, scomparsa e nessuno sa bene perché. La storia poi è quella di questi astronauti che stanno per arrivare vicino al Sole, quando arrivano lì trovano per l'appunto l'astronave abbandonata, ci entrano dentro e trovano quello che era meglio che non andassero a cercare in quel senso.
Allora, anche di questo film non voglio raccontare troppo perché non è un film molto famoso di Danny Boyle, nonostante poi in realtà fra gli amanti di fantascienza come me e altri ci ha fatto esaltare. Ci ha fatto esaltare perché? Perché Boyle riesce a mescolare 3-4 cose difficili da mescolare, cioè riesce a mescolare la fantascienza più thrillerosa, diciamo così, perché nella seconda parte il thriller, anche a volte l'azione, prende piede. Riesce a mescolare la fantascienza sociale, cioè quella che parla anche di come l'essere umano sia riuscito a distruggere qualcosa che poteva non essere distrutto e doveva non essere distrutto. Riesce a mescolare la fantascienza, diciamo così, alla Solaris, alla 2001, quindi la fantascienza alta, filosofica, in questo purpurri, in questo mescolone totale. Che in realtà poi invece di venire fuori in troiaio mangiabile risulta essere una pietanza fantastica, perché l'insieme di tutti questi elementi riesce a portare il film all'originalità, prima di tutto, e soprattutto alla voglia di essere visto e rivisto, perché è un film che va scoperto ogni volta che viene visto. Alla prima visione c'è chi si farà catturare probabilmente più dalle atmosfere solarissiane o 2001iane, chiamiamole così. C'è invece chi magari si farà catturare più dalla parte thriller, o c'è chi magari si annoierà a bestia, come il 50% delle persone che guardano questo film dicendo è lento, due palle, invece il film è tutt'altro che lento, va via che è una bellezza. Chiaramente è un film che a certi punti punta a un certo tipo di filosofia, non è che può essere buttato tipo Doom, non è che può essere girato come un film di The Rock, questo lo dovete capire. Qui si parla di un film comunque intelligente, dove la fantascienza serve anche per parlare di altro, cioè i rapporti umani, l'impossibilità dell'essere umano di non voler essere per forza qualcosa di più di quello che in realtà è la ricerca di un Dio ad ogni costo, la ricerca di un qualcosa che ci porti al nostro piacere assoluto, eliminando il piacere degli altri, cioè l'edonismo puro. E questo è un film intelligente, particolare, che magari a prima vista, come ho detto, uno può catalogarlo semplicemente come fantascienza, con l'astronave va verso il sole, modello Armageddon. Ecco, non c'è niente di più distante che di Armageddon o Deep Impact da un film come questo. Perché questo è un film, prima di tutto, veramente di fantascienza, nel senso che è tutto ambientato nello spazio. Terra non se ne vede, tutto ambientato nello spazio. E in più i personaggi sono tutti stilizzati benissimo, sono tutti divisi psicologicamente in maniera interessante, e le loro reazioni poi non sono però quelle banali da cui ti aspetteresti dai personaggi stessi. Quindi un po' come nella vita vera, magari c'è uno che ti sia sembrato sempre un certo modo, quando si trova in un momento di pericolo reagisce in maniera in cui non ti aspetteresti mai. E questo è un po' Sunshine, i personaggi sono scritti in questa maniera. E in più il film è girato veramente benissimo, cioè, tutti quei movimenti di macchina, quell'andare avanti e tornare indietro, carrello avanti, carrello dietro, carrello sopra, proprio anche come riprende l'astronave nello spazio, con pochi movimenti ma giusti, anche come alla fine, diciamo così, il cattivo viene in realtà interpretato in maniera non così banale, perché non è un cattivo che è cattivo perché è tale, ma semplicemente perché ha visto e raggiunto qualcosa che non doveva raggiungere, probabilmente. È un film comunque bomba, uno di quei film di fantascienza che fanno finalmente fa bene la fantascienza, no? Che questi quattro stronzoli che sparano ai soliti otto stronzoli di un'altra razza su un altro pianeta. Cioè, finalmente un film di fantascienza che parla di tutto quello che la fantascienza dovrebbe parlare, cioè la possibilità dell'essere umano di qui a 50, 100, 1000 anni di evolversi oppure regredire. Un film fantastico, come ho detto, i debiti sono tanti, Solaris forse più di tutti in quel senso, ma in realtà sono debiti tanti anche alla fantascienza anni 50, alla fantascienza anni 60, ci si può trovare anche dentro un po' di Mario Bava, appunto, di Un ritorno addirittura, che era però più di genere, di Polanski. Ci può anche Alien, volendo, su alcune proprio scelte anche di inquadratura e tagli di fotografia, il design, è un po' scottiano in quel senso. Quindi è un film pienissimo, è un film che consiglio a tutti e che spero riesca a farvi godere come ha fatto godere a me, che me lo riguardo ogni tanto in Blu-ray, perché me lo sono comprato, perché secondo me merita sempre, come ho detto, una visione successiva all'altra, perché ci sono piccole cose che verranno scoperte dall'occhio dello spettatore e anche soprattutto dalla mente dello spettatore alla terza, quarta visione. Quindi il film che vi consiglio alla grande è Sunshine di Danny Boyle. Sunshine funziona alla grande, non troppo a botteghini, ma comunque è un film che ha il suo successo e ha la sua eco, e anche adesso ha fortunatamente i suoi ammiratori. Però apre le porte, visto che i produttori si sono resi conto che questo gestisce benissimo anche alti budget, aprono le porte per far girare nel 2008 a quei
Boyle il suo successo più grosso, diciamo così, sia a livello di critica che di pubblico, che è The Millionaire, che è la storia di questo ragazzino delle slum indiane praticamente, che non c'ha un euro, è un morto di fame, che però vuole ritrovare praticamente e far innamorare una ragazzina di sé che è fissata con il programma televisivo Chi vuole essere milionario. E quindi lui va a questo programma televisivo e noi assistiamo alla, diciamo così, nascita dell'India, del paese, della sua vita e di tutto, attraverso le domande che il milionario, il presentatore del milionario farà a questo ragazzino. Quindi le domande che verranno fatte a questo ragazzino porteranno a spiegarci la storia del ragazzino stesso e porteranno avanti la storia d'amore che si concluderà naturalmente a tra luce e vino. Perché dico naturalmente? Perché in realtà The Millionaire, pur avendo una tecnica invidiabile, un'altra volta Boyle gira in maniera perfetta un film costruito appositamente, però purtroppo per vincere e portare a casa premi e per essere naturalmente fasullo, cioè l'India che viene presentata con questo Chi vuole essere milionario, già il fatto che c'è Chi vuole essere milionario a me mi sta sul cazzo, cioè già questa pubblicità incredibile a questo programma delirante da decerebrati. E poi il problema è che nonostante poi la storia del ragazzino sia molto interessante attraverso le domande e le risposte che deve dare, e che quindi lui riesca a dare delle risposte proprio perché nella vita ha avuto tale esperienza da poter dare risposte e arrivare fino a quasi alla fine, ma quello che convince di più in realtà è proprio come noi vediamo l'India, le messe in scena, le bellissime riprese, però poi alla fine secondo me rimane poco al succo, cioè il succo rimane un film che per molti è commovente, che per molti è così, però io che ho trovato in realtà fasullo, cioè quest'India di queste, diciamo così, semifavela, l'Islam, come cazzo le chiamano lì, che è quasi dipinta come una cosa quasi allegra dove stare, cioè la gente ci sta male, ma insomma, questo sfruttamento un po' della miseria umana mi ha un po' infastidito, specialmente in un film che poi si è portato a casa Oscar, si è portato a casa premi, gente, gentaglia e tutto quello che si poteva immaginare. Ecco, l'ho trovato un film molto costruito al tavolino, molto poco intelligente e soprattutto girato appositamente per le casalinghe americane, secondo me, che avevano bisogno magari alle 5 pomeriggio dopo che ha vinto gli Oscar di vedere qualcosa che le facesse piangere e riavere con la bontà e la melanzaggine totale. Certo, non è un film orribile, non sto parlando di questo, è proprio qui una questione proprio mia, personale, più che forse globale. Il film non è che è un totale troiaio, l'ho guardato la prima volta anche volentieri nel senso proprio normale, come guardi un film normale. Il problema è che questo film viene considerato molto più di quello che è, cioè un semplicissimo film, diciamo così, romantico di un ragazzino e una ragazzina, e che ha al suo interno un'altra volta questa cosa, come ho detto, di Chi vuole essere milionario, questa cosa terribile della pubblicità, un programma di quale pubblicità non c'era alcun bisogno, e che tutto sommato finisce come tutti vogliono che finisca e che ha un andamento abbastanza diciamo così normale, senza picchi, che si muove proprio secondo me per portare a casa dei premi più che per portare a casa della qualità o una ricerca un po' diversa da quella di un film banale, diciamo così, di amicizia e amore. Certo, se è visto di peggio un'altra volta, Boyle non è che abbia fatto una spazzatura, però per il mio gusto personale insieme a The Beach è il film che meno sopporto di lui, proprio l'ho visto una volta, mi è bastata e non mi interessa assolutamente di scoprire un'altra volta o di andare a fondo di più della storiella di questo ragazzino che gira negli studi televisivi a cercare di beccare domande per ritrovare la FIA. Ecco, insomma, si firma è tutto lì e a me The Millionaire mi ha rotto anche un po' coglioni, non ho più voglia di parlare. Dopo il successone, questa volta sì, di critica, pubblico, di tutto, mondiale, di The Millionaire, Boyle ha carta bianca e decide di girare con uno degli attori del momento, James Franco, la vera storia di Aaron Reston, mi pare si chiamasse, era uno scalatore, uno che faceva cose su diciamo così, Grand Canyon e così, decide di girare questa storia vera, che è la storia di questo ragazzo che praticamente una volta decide di andare a fare questa escursione in mezzo a questa specie di canyon e che rimane praticamente per 5 giorni incastrato con un braccio all'interno di una cava, quindi non riesce a muoversi nulla e il film, lo sanno tutti, si deve tagliare il braccio per uscire lì. Allora, va subito detto una cosa, James Franco è bravo e il film va anche via abbastanza bene.
Diciamo che la seconda parte, quella in cui lui rimane incastrato, è nettamente superiore alla prima parte, che secondo me con quelle GoPro è girata un po' a cazzo di cane. Non lo so, c'ha quelle luci sparate. Non mi ha convinto molto la prima parte di questo 127 ore. L'ho trovata senza costrutto, un personaggio un po' troppo cariato, troppo stupido. E forse anche nel complesso mi aspettavo che Boyle trattenesse un minimo lo stile all'inizio. E invece è proprio uno stile che ricorda quasi quello di De Vice. Mi ha un po' veramente lasciato senza parole. Nonostante questo, però, cioè la primissima parte, la seconda parte è ben girata, è veramente tesa, perché non è da tutti riuscire a girare una storia che per un'ora tiene uno con un braccio appeso, e non è da tutti riuscire anche a girare la parte in cui se la taglia in quella maniera. Qui, come ho detto, buona la prova di James Franco, che comunque è sempre un buon attore, ma se ben diretto come Boyle sa fare, perché Boyle, una delle cose che va detta è che quando chi recita per Danny Boyle recita benissimo, anche se il film è una merda, tranne The Beach, che non si capisce perché, probabilmente erano tutti in manza premio lì, e troppo fumo e troppa coca in Thailandia, troppe puttane, probabilmente hanno mandato a puttane tutto il film. Invece, qui dicevamo, in 127 ore è un film che funziona a metà, anche questo comunque candidato agli Oscar, perché ormai Boyle è lanciatissimo come uno dei registi più famosi dell'universo, quindi niente da dire. Quello che funziona, come ho detto bene, è che nella seconda parte il ritmo di Boyle rallenta, si ferma, inchioda come inchioda lui con la bicicletta praticamente, quindi ci troviamo finalmente di fronte a un regista che riesce a stare fermo con la macchina da presa per 5 minuti, e non come ha fatto nella prima parte del film, dove la macchina da presa e la mette un po' sulla bicicletta, un po' sulla testa, un po' per aria, un po' di su, e gira intorno, e gira su, sembrava anche lì uno spot, venite con noi a vedere il Grand Canyon, sembrava un po' una cosa di questo tipo qui, Marlboro County, chi era negli anni 80 se lo ricorda, oh, come on to Marlboro Country, sembrava un po' pelosa lì per decelebrati. Poi invece nella seconda parte, come ho detto, forse la solitudine di James Franco, qualche racconto in flashback, forse questo modo di raccontare la sopravvivenza e l'essere anche in grado di farsi una cosa come tagliarsi via un braccio per resistere, per vivere, è qualcosa che monta sopra anche agli errori, diciamo, della prima parte, e riesce a rendere il film molto teso, a pieno di tensione, e non era facile, visto che noi abbiamo comunque uno così, cioè, non è che poi c'è chissà cosa, mostri o chissà cosa, c'è solo la natura e lui, che è un imbecille in quel senso lì, perché dà anche un certo senso di se nella prima parte dava il senso che lui fosse quasi un eroe, cioè uno così, invece piano piano nel film ti fa anche capire che comunque una persona come lui, seppur intelligente, dovrebbe stare un po' più attento e evitare di fare certe stronzate, cioè che la natura comunque è sempre pericolosa, bisogna starci sempre attento, che siano animali o che sia la natura stessa o che sia il terreno che la natura stessa è parte. Quindi 127 ore è un film che funziona tantissimo per l'interpretazione, per la seconda parte e perché in realtà ha dalla sua una buona sceneggiatura alla fine ed un discreto diciamo così, come posso spiegarmi, perché è un discreto insieme, un discreto complemento, ecco. Purtroppo, ripeto, se la prima parte fosse stata un pochino più asettica, un po' più secca, un po' più liscia, avesse dato un po' più di psicologia del personaggio e avesse meno fatto vedere questo bullo testa di azzo, forse probabilmente anche nella seconda ci saremmo affezionati un po' di più. Ecco, l'unico problema che ho trovato io, forse vero, è che non mi sono molto affezionato al personaggio, perché lo reputavo un po' un cretinetti, e forse questo è l'errore più grosso del regista, perché lì è il problema proprio di regia, non è un problema di come James Franco lo interpreta. Probabilmente qui, nonostante siano tutti bravissimi, qui lo dirigeva in maniera un po' troppo vai, fai il guappetto, fai il ganzo, e questa cosa vi un po' ne risente il film. Resta il fatto che 127 ore comunque è un buon film, un film che si vede volentieri, rimane ancora secondo me un'opera inferiore di quelle di Boyle, non è assolutamente a livelli né di Sunshine, né di 28 giorni dopo, né di Millions, né di Piccoli miscelli tra amici, né di Trainspotting, ma non è nemmeno così fetente come The Beach, è così inutile, tipo Una vita esagerata. È un film di mezzo, un film che si guarda volentieri, che però non riesce a convincere almeno uno come me fino in fondo. Peccato, perché tutta la seconda parte era sicuramente più interessante. Questo è 127 ore. Siamo ormai nel 2013 e Boyle è comunque dopo 127 ore, Miller, come ho detto, ormai sparato a palla, però ci mette un po' a fare l'altro film che si intitolerà appunto ed uscirà con il titolo di In Trance. In Trance è un film abbastanza particolare nella filmografia di Boyle. È un film che descrive la storia di Simon, che fa il battitore d'asta, che è d'accordo con un gruppo di ladri per rubare un quadro di Goya. Durante però la rapina
viene preso, picchiato troppo in testa, troppo forte da uno di questi ladri, e quando si risveglia non si ricorda più dove cazzo ha messo il quadro. Allora è costretto, insieme alla banda, diciamo così, ad andare da questo psicoterapeuta che gli fa dell'ipnosi, che è la topissima, Rosario Dawson, topissima anche perché qui avremo un nudo frontale dove si vedremo la nostra buona Dawson completamente nuda, peccato si è rifatta le tette perché sennò era la perfezione della vita umana. Però vanno da questa ipnotista che non si capisce bene se fa il doppio gioco o no, se cosa sa e cosa non sa. Allora, In Trance, va detto subito che è un film non perfetto, è un film sbilenco, un film forse che Boyle ha diretto molto bene a livello tecnico come al solito, ma forse un po', non lo so, senza aver capito bene di come chiudere il cerchio. In che senso? Prima di tutto, vabbè, parliamo della recitazione, gli attori sono tutti fantastici, mi pare c'è da Vincent Cassella, quell'altro tipo, sono uno più bravo dell'altro. Ed è un film che in effetti, come thriller, come noir puro, funziona anche bene. Ed anche quest'idea di lui che si ricorda delle cose che poi non sono le cose vere, non si capisce bene cosa è vero e che cosa è falso, che poi anche qui viene un po' dall'idea nolaniana, no? Di Inception, un po' dall'idea, forse anche quello, no? L'ha portato a girare questo film, come si diceva prima, anche Boyle, come poteva essere per Fincher l'altra volta, comunque è uno con le orecchie belle larghe e 127 ore, come dicevo, nasceva appunto sulla scia dei film survival che ormai andavano, e Sunshine comunque nasceva su un certo tipo di rinascita di fantascienza, come 28 giorni dopo rinasceva da un certo tipo di cinema, diciamo così, di zombie o infetti che era rivenuto fuori nei primi anni 2000. E qui in effetti era rivenuta fuori per qualche regista, aveva già fatto The Jacket, questi, diciamoli così, questi noir thriller a scatole cinesi con finale aperto e che comunque lasciavano sempre l'idea di ma è vero o non è vero quello che sto vedendo. Però In Trance ha dei punti veramente interessanti. Prima di tutto metto la recitazione e poi come il regista decide di girare il film, con flashback, flash forward e soprattutto con una descrizione dei personaggi molto interessante. Qui la sceneggiatura è veramente ganza, è veramente bella, scritta bene. E come ho detto, Rosario Dawson è un dark lady fantastica. Castle è un perfetto cattivo che non si capisce bene, che poi non vi voglio stare a spiegare troppo perché anche in Trance non è stato poi visto così tanto. I personaggi, come ho detto, sono ambigui anche qui. Quello che sembra tanto buono all'inizio, poi piano piano comincia a svoltare verso qualcosa. Il cattivo sembra in realtà avere più umanità di tutti quelli che dovevano essere i buoni. E il film intreccia praticamente le storie e sembra anche qui un po' di rivedere un Kurosawa, nel senso cercare di raccontare la stessa storia da anche vari punti di vista, e ognuno la racconta chiaramente in maniera diversa dall'altro perché la vede dal modo in cui il suo cervello la riproduce. È un film tutto sommato interessante perché comunque il thriller funziona, l'idea di stare dietro a che cosa è successo, dove cazzo ha messo lui questa tela, ti prende, cioè prende l'idea di sapere. Quello che prende meno è, secondo me, che andava un po' tagliuzzato, cioè a volte è un po' troppo lungo, è un po' dispersivo e che probabilmente è un po' troppo stiloso in alcune cose. Come al solito, forse poi si prende un po' troppo la mano da una regia a volte troppo veloce, quando poteva benissimo trattenere un po' il fiato e cercare di mantenere quei bellissimi quadri che fa anche nel film di Stan, in cui diciamo così il film prende un po' d'aria. Ecco, il film forse è un po' troppo affannoso, ecco, un po' mette, come hai detto, che non ti senti bene, c'ha poca aria, ecco. Forse sembra di vivere in trance appunto, ma anche in trance agonistica, nel senso quando corri e non ce la fai più e giochi solo perché c'hai fiato. È un po' così. L'esplicazione finale forse neanche serve, neanche serve, non lo so, un po' sembra un po' uno che rincorre un pallone, che quando l'ha preso il pallone gli dà un'altra pedata e lo rincorre per un altro po'. Per quello ho detto, andava tagliuzzato, andava sistemato, però il film è comunque tutto sommato interessante, intrigante. Perlomeno Boyle ha provato a spostarsi, ha provato a riportare il noir a casa sua. Ed è, in confronto a tutte quelle merdacce post-tarantiniane, o tanto amate americane, o Guy Ritchie ad esempio, tutte queste gente lì, ne vale 25. Cioè Boyle dimostra comunque una struttura nel suo modo di pensare il cinema, che è quella comunque di uno che sa quello che fa e non è solo
per lui un balocco, cioè si capisce che comunque ci tiene a quello che fa. E il film In Transi, in effetti, è un film che funziona e che a me personalmente è piaciuto, forse più di quanto doveva piacere, probabilmente. E che l'ho visto volentieri, e me lo rivedo anche volentieri se c'è in televisione, se me lo regalano, me lo vedrò volentieri. Un film interessante, anche perché, ripeto, un film dove c'è la porta di Rosario Dawson, bella in prima vista, non può essere altro che più che interessante. Comunque, al di là della porta della Dawson, il film In Trans è un film che, nonostante i suoi difetti e le sue imperfezioni, riesce ad essere particolare e perlomeno a non annoiare nessuno. Certo, anche questo ha parecchi, diciamo così, haters, ormai usa questa parola, no? Tanta gente che lo massacra In Trans per la merda, e sono i soliti che magari poi guardano Suicide Squad e lo esaltano, quindi ormai bisogna dare il peso di quello che leggiamo in rete a quello che in realtà vale, cioè quasi niente. Quindi In Trans per me è comunque un bel thriller da vedersi e gustarsi, e non è un vero passo falso come The Beach e l'altro troiaio che aveva fatto di Danny Boyle, che qui dimostra un'altra volta di poter saper girare e gestire un gran cast. Allora, quindi siamo all'ultima opera dell'altro anno di girata l'altro anno di Danny Boyle. E allora, diciamo subito che il film è Steve Jobs, ok? Era già stato girato un biopic su Steve Jobs che si chiamava Jobs con Ashton Kutcher, che faceva veramente cagare, va detto subito. Invece Danny Boyle già gira questo film e lo fa in maniera particolare, perché invece di fare la classica biografia del cazzo da quando è piccino, cosa succede, cosa non succede, genitori, bisnonni, cugine, che cosa fa? Decide di concentrare la sua, diciamo così, storia in tre punti focali di Steve Jobs, ovvero le tre presentazioni che gli hanno cambiato la vita. Cioè quando presentò nell'84 per la prima volta, diciamo così, il Mac, poi quando presentò negli anni 80, che fu buttato fuori dall'Apple, il suo cubo, diciamo così, la sua altra invenzione, e poi negli anni 90 quando presentò finalmente l'iMac e fece il successo. Il film praticamente ti fa vedere le fasi prima della presentazione che farà poi lui al pubblico e alla stampa dei suoi prodotti. Va detto che questo film è scritto dal solito sceneggiatore di Social Network, e si intuisce perché la sceneggiatura è veramente di ferro, cioè i dialoghi sono fantastici. E in più un'altra volta Boyle sceglie degli attori che lo seguono perfettamente, anche perché è un film praticamente tutto in interni, in pochissimi interni. Perché, come ho detto, assistiamo alla prima presentazione, pre-presentazione, alla seconda pre-presentazione e alla terza pre-presentazione. L'attore che interpreta Steve Jobs è il grande Michael Fassbender, che lo interpreta in maniera perfetta, perché non è tanto la somiglianza, che è molto relativa, ma nei movimenti, nel modo di parlare, nel modo di sistemarsi anche gli occhiali, solo nel modo in cui si mette la camicia sembra di vedere Steve Jobs. E in più abbiamo una Kate Winslet che fa la sua diciamo così segretaria o tuttofare, che poi è quella che gli starà sempre dietro e non l'abbandonerà mai. Trova, diciamo così, in Kate Winslet una grandiosa spalla, un'attrice fantastica, quindi il duo Fassbender e Winslet funzionano bene, ma stra bene. Tutto questo porta alla produzione e alla grandiosa, secondo me, riuscita di un film veramente sottostimato come questo Steve Jobs. Allora, il film praticamente è un film che probabilmente ha poco di reale, nel senso che è una sceneggiatura molto carica di dialoghi, molto carica di situazioni, però anche carica probabilmente di cose che non sono state dette, forse alcune, e alcune sì, non eravamo presenti chiaramente alle pre-presentazioni, quindi dobbiamo basarci sia sulla biografia, sia su i discorsi rimandati dalla Winslet, sia sui discorsi che ha fatto la donna per la quale nel film noi scopriamo aver fatto un figlio con Steve Jobs, una figlia con Steve Jobs che lui non ha mai riconosciuto, che però, diciamo così, con l'andare del tempo lo stesso Jobs cercherà di riavvicinare. Il film funziona perché? Prima di tutto funziona, come ho detto, per gli attori che sono fantastici, poi funziona per i dialoghi e la sceneggiatura splendida, e poi per la regia di Boyle, che stavolta decide, secondo me, consciamente di eliminare qualsiasi tecnicismo. Il film è girato perfettamente, così come aveva costretto Fincher, Social Network, a stare più nel suo, così questo tipo di sceneggiatura costringe, secondo me, Boyle a cercare negli interni e in alcune inquadrature, in un film di impianto alla base teatrale, qualcosa che lo elevi
dal solito film girato in tre stanze. E la regia di Boyle appunto funziona benissimo, perché la fotografia, il montaggio, il sonoro anche stesso è fantastico. Io vi consiglio di vederlo in lingua originale, dove gli attori fanno una prova incredibile. Il sonoro dà ancora di più l'idea del furore, del rumore, della intensità dei momenti che stava provando Jobs stesso, che tra l'altro non è assolutamente buttato sulla geografico questo film. Non è che Steve Jobs è quello bravo, bello, non sbaglia mai, simpatico, che ha inventato tutto. Anzi, si capisce anche in molti suoi lati della personalità negativi, si capisce come lui non abbia mai programmato praticamente un cazzo. E non è un caso che nel film lo stesso Jobs si dica ai programmatori, a chi fa le cose che lui dice di fare, che loro sono i musicisti e lui è il direttore d'orchestra, cioè quello che riesce a mettere insieme tutti, e che loro, uno preso per sparso per l'altro, non avrebbero alcun valore se non ci fosse lui che li mette insieme e li fa fare qualcosa di più grande. E Boyle fa alla fin fine di uno dei padri, diciamo, della fondazione del digitale, del nuovo modo di intendere il mondo, cioè senza Steve Jobs comunque, nel bene o nel male, cose che utilizziamo ora, tanta parte della tecnologia che ha preso piede negli ultimi 20 anni non sarebbe mai esistita. Però, come dicevo, il grande Boyle, grazie a questa sceneggiatura di ferro, riesce a moderare la sua regia e a diventare un regista classico, diciamo così, che però non rinuncia ai suoi piccoli movimenti, ai suoi pezzi di cinema riconducibili al suo cinema, e quindi anche qui non rinuncia comunque alla propria essenzialità, al proprio essere. Ed è un film che a me ha colpito tantissimo. Avevo letto critiche devastanti, un film orribile, un film tremendo, un film ammaccio. Io l'ho trovato come uno dei film migliori di Boyle, forse a livello proprio di regia, a livello di quadratura è il suo film più riuscito, un film che non cerca assolutamente di essere enfatizzante. Anche il rapporto che ha lui con la bambina, diciamo, è molto ben scritto, ben delineato, e la costruzione con la quale lui si avvicina sempre più a questa ragazzina è umana ed è perfettamente inserita all'interno di un film nel quale l'umanità viene messa sempre prima dell'invenzione di quest'uomo. Quindi noi stiamo più di fronte a un Jobs umano che al Jobs inventore, nonostante poi siano anche splendidi dialoghi col suo ex, diciamo, socio col quale inventò l'Apple, che mi ricordo è l'attore, quello comico, ma è bravissimo comunque in questo film qui. E come al solito con Boyle, ho detto, gli attori, anche quelli di contorno, tutti quelli che li girano intorno, sono fantastici. Il film quindi è uno di quei film che dovrebbe stare, secondo me, tra i migliori film degli anni 2000, uno di quei film che colpisce sotto tutti i punti di vista, come ho detto, dalla sceneggiatura alle parti tecniche, ma soprattutto proprio per come il regista decide di mettere in primo piano tutto quello che uno non si aspetta da un biopic. Cioè, uno si aspetterebbe, nonostante l'ambulanza 5000 che forse coprirà quello che dico, vediamo un secondo, va a una potenza disarmante. Passata l'ambulanza, con si spera dentro non Danny Boyle, il film, dicevo, è per me perfetto sotto quasi tutti i punti di vista. È un film che ho visto 3 volte, non mi ha mai annoiato, un film che lascia a bocca aperta proprio per la sua asciuttezza, per la sua forza nel raccontare una storia di un personaggio così importante attraverso un'ottica però molto intima, ecco, molto poco grandiosa. Un film quindi che per me racconta perfettamente un personaggio ambiguo, un personaggio particolare, che il film, come ho detto, non mette su un piedistallo assolutamente, ma che diciamo così, dà a Cesare quel che è di Cesare. È un film quindi anche intraprendente sotto un certo punto di vista, visto i film che tirano adesso. Boyle poteva fare qualcos'altro di ben più commerciale, invece ha deciso di fare un film che di commerciale non ha niente, perché non è il classico film, come ho detto, che racconta la storia attraverso l'ottica piagnona o melassosa, ed anzi evita, non arriva assolutamente alla morte di Jobs, non ne parla assolutamente né della malattia né di tutto questo. È un film che si ferma con la presentazione dell'iMac, cioè con quindi la nascita vera della forza dell'Apple e delle idee di Jobs, che comunque erano 10-15 anni che insisteva sull'idea di fare qualcosa di unico e specifico per poter essere poi così chiamato da quelli che fanno cose per tutti per potergliele vendere, cosa che alla fine è riuscito a fare. Quindi, che dire, Steve Jobs
Jobs di Danny Boyle è un grandissimo film, e che con questo concludo praticamente la monografia, attendendo chiaramente con tutto il cuore, sperando che non venga fuori una merdata, perché sta per uscire Trainspotting 2 tratto dal racconto porno sempre di Wesh, quindi si spera che sia buono. Le poche foto, immagini che abbiamo visto con loro invecchiati sono fantastiche, l'idea di fondo sembrerebbe interessante, perché comunque viene da un romanzo, un buon romanzo, sempre scritto appunto da Wesh, e quindi che dire di più. Chiudiamo questa monografia con la speranza che questo Trainspotting 2 non sia la solita commercialata buttata lì fatta per i soldi, anche perché Boyle di tutto tranne ha bisogno che dei soldi, mi pare di capire, e che abbia perlomeno al suo interno la maturazione che Boyle ha dato da Sunshine 28 giorni dopo in poi. Ecco, uno stile di regia completamente anche unico e riconoscibile sin dall'inizio. Come dicevamo prima, è vero che ci sono i temi ricorrenti nel cinema di Danny Boyle, l'amicizia che si sfalda per i soldi, quella, la borsa che da tutte le parti c'è la borsa con soldi, l'idea di non essere quasi mai inadeguati al mondo in cui viviamo, e quindi anche nei film peggiori come The Beach e così, comunque l'inadeguatezza dell'essere umano al mondo stesso viene sempre portata in primo piano. Quindi concludo con Danny Boyle, sperando appunto che questo Trainspotting 2 ce lo riporti in grandissima forma e che non ci dia una delusione enorme, che mi tocco le palle, spero non avvenga assolutamente, perché Trainspotting era un gran film, un vero cult, e si spera che questo Trainspotting 2 raggiunga magari lo stesso livello, sempre che la gente poi lo voglia capire e non si aspetti magari il solito film del cazzo con questi si drogano e corrono e basta per tutto il film. Detto questo, faccio il mio saluto ai ragazzi della Dados Art che sono venuti qui, anche malaticci come me purtroppo, che bene non mi sento, ma questa monografia l'ho fatta lo stesso, anche seppur rincoglionito e non proprio in me. Ringrazio Martin che viene sempre a fare video, ora facciamo un altro video nuovo che saranno i classici, lo inseriremo insieme lì, così facciamo anche 3-4 classici dagli anni 20 agli anni 50, non si va più su da consigliare. Ringrazio Francesco che dopo vi farà qualche discorsino, ringrazio Filippo e la birra lamiata, ringrazio Alessio del Fipili che sta per quasi per partire, il quale stiamo organizzando speriamo un bel festival horror qui a Livorno, e ringrazio poi i ragazzi della scuola Carver che mi hanno offerto di fare un corso di cinema, ringrazio le bimbe dell'associazione 42 per le quali domani, se ci saranno iscritti, inizierò domani, che poi qui ormai sarà dopo, ma domani, che intendo domani dopo il giorno che abbiamo girato questa cosa, inizieremo a fare un altro corso di cinema che mi sta particolarmente a cuore, perché saranno 10 lezioni con i 10 registi che più amo, e quindi che dire di più. Un nuovo salutone da Livorno, il prossimo regista che farò spero che sia qualcuno di più classico come state chiedendo, qualcuno di italiano, è che io avevo deciso già un altro regista e poi 3 giorni dopo dico sempre anche questi poveri ragazzi da Dosarta, ma perché no, facciamo Danny Boyle, e mi è venuta così, e ho fatto Danny Boyle così, fortunatamente devo dire, perché sentendomi anche poco bene, è stata una recensione veloce, e anche il nostro amico della Dodos non sta tanto bene, quindi perlomeno non siamo stati qui 5 ore a farci Martin Scorsese, ma vi assicuro che Scorsese, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, Sergio Martino, Lenzo e tutti quelli che mi chiederete, che prima o poi li farò tutti, sempre che il fisico regga e la voglia sia sempre costante. Un saluto quindi da Livorno, da Via Magenta, Videodrom, la videoteca è tutto, e ci sentiamo con la Dodos Art il prossimo mese per la prossima recensione, e con voi per il prossimo video che uscirà a giorni. Quale sarà ancora? Non lo so. Salve a tutti. Ovvio. Vado? Vai. Eccomi qua. Scusate il ritardo, ma non trovavo il perizoma. No, vabbè, a parte gli scherzi, no. Niente, io volevo ringraziare tutti quelli che hanno visto e stanno vedendo Legacy su YouTube. Sta avendo un grande risultato. Sono molto contento. Vi comunico che grazie a Legacy tra poco inizieremo un lungometraggio. Infatti, come potete vedere, ho il viso photoshoppato, quindi Legacy riprenderà nel 2017 la seconda parte, perché ci è capitata questa grande occasione che tra poco inizieremo. Siamo tutti pronti e niente. A parte quando Federico parlava di Danny Boyle, io di Danny Boyle c'ho un grande ricordo, non tanto positivo, perché quando andai a vedere Trainspotting al cinema ci andai con una fia che dopo mezz'ora mi mette uno schiaffo perché provai a mettergli la lingua in gola, quindi insomma non ho un grande ricordo di Trainspotting. Vabbè, ero giovane, siamo ragazzi. E che dire, niente, vi saluto e come direbbe il grande Bob Marley, meglio tanto fumo che poco arrosto. Arrivederci.